Buonasera. Buonasera. Signor Pulvirenti Giuseppe, sì. Luogo e data di nascita, per favore. È 100 luglio 1935, passo. È difeso dall'avvocato Guarnera. Sostituito. In questo processo la difesa è regolarmente costituita. Ci sono io in sostituzione dell'avvocato Guarnera. Avvocato Amato. Bene. E voglio rispondere alle domande che le saranno fatte, signor Pulvirenti, quindi il pubblico ministero può procedere. Signor Pulvirenti, quando ha iniziato a collaborare con la giustizia? Passo due anni fa settembre. Lei ha fatto parte di organizzazioni criminali? Sì. Quale? La famiglia di Santa Paola. Prima di far parte della famiglia Santa Paola, sì. Lei ha commesso reati? Sì. Avevo commesso furti, avevo una vita che facevo, insomma, furti, andavo in galera, niscevo e cesevo e entravo per furti. Quando è entrato a far parte della famiglia Santa Paola? Fra l'81 e l'82, quasi, quando è nata la guerra, che c'è stata la spaccatura a Catania. Come ha conosciuto, se lo ha conosciuto, Benedetto Santa Paola? Io a Benedetto Santa Paola che lo conosco nel 1963, perché io quando nel 1963 ero latitante per furto a Catania e lui era di San Cristofolo, io mi faceva chiamata via 80 Pammi, che è vicino, circa 200 metri così, e insomma, e vedevo che passava Santa Paola, che era una persona stimata pure di quelli che rubavano insieme a me, che sarebbe Vince Guerra, Amati, che poi tutte queste sono state con i gaia di Santa Paola, che poi c'è stata la spaccatura e si sono divisi. Sono stati con i? Poi queste sono state con i gaia di Santa Paola. Clan? Amato, Turamato, Mimmo Amato, i Cicaletti chiamati Vince Guerra, tutte queste sono state con lui. Però tutte queste rubavano insieme a me. Ho capito. Sì, prima di entrare nell'organizzazione. E come è avvenuto questo suo ingresso nell'organizzazione Santa Paola? Questo mio ingresso è venuto in questo modo, perché io nel 1972 ho conosciuto a Barcellona sia Buscetta sia Pippo Calderoni, insomma i fratelli Di Maio e altri palermitani. E allora ho preso insomma una confidenza con Calderoni, perché lui era di Catania, e insomma da quella confidenza che abbiamo preso lui mi ha detto che se un giorno avevate bisogno potevo cercare a lui a Catania, perché ho capito che era una personalità. E allora poi mi è successo a me che io sono uscito e sono andato all'ospedale di Messina sempre per fatti miei, no, perché ero ammalato, perché facevo l'ammalato, per fatti miei. Sono andato a Messina. E quando sono andato a Messina, da questo ospedale, mi è venuto a trovare Santa Paola e Calderoni, e Pippo Calderoni. Hanno chiesto un permesso, perché Santa Paola aveva un fratello che si chiamava Natale, che ora è morto, che abitava a Messina. E allora questo fratello suo aveva l'amicizia con questo direttore di questo manicomio, di questo ospedale, che si chiamava Motta, il direttore, mi ricordo bene. Hanno chiesto un permesso, siamo andati a mangiare insieme fuori, poi siamo rientrati. Con chi è andato a mangiare insieme? Insieme a Santa Paola e Pippo. Santa Paola chi? Benedetto. E poi? E insieme siamo andati, c'era suo fratello pure, la buona mamma di suo fratello, siamo stati a mangiare insieme. Poi io sono uscito una volta sempre per furto, andavo e venivo. Poi fuori io ho ricevuto un attentato, rubavo con un ragazzo che poi questo è morto tramite un omicidio, che si chiamava Angelo Tomacchio, lo chiamavano Angelo Spacciamotori.
Poi io ho subito un agguato, e allora da questo agguato che io ho subito ho cercato a Calderone, perché Calderone ancora non era stato ucciso, era vivo. Ho cercato a Calderone, dove ci avevo spiegato che avevo subito questo agguato. E lui mi disse, mi fece capire che insomma non si capiva niente, non si sapeva niente, loro non ne sapevano di questo fatto. Però io veramente avevo fatto una cosa, che mi ero confidato su questa cosa con Santa Paola, e pure Calderone, e pure Nino Calderone sa questa situazione, che io durante che facevo questi furti avevo un'amicizia con uno che si chiamava Angelo Stiro, che questo è morto, e allora questo mi ha designato una villa in campagna che c'erano sigarette di contrabbando, e queste sigarette di contrabbando appartenevano a Affio Ferlito, e Affio Ferlito allora era insieme a Santa Paola, perché ancora non c'era stata questa spaccatura a Catania, perché io sono entrato dopo della spaccatura, quando c'è stata la spaccatura. E allora queste sigarette noi altri ce le abbiamo rubate, queste compagne che eravamo io, questo Angelo, un Raffaele Meraboli e un certo Pippo Roro, che mi veniva a compare questo. Abbiamo rubato queste sigarette, e poi abbiamo capito che queste sigarette erano di Ferlito, in secondo tempo l'abbiamo capito che erano di Ferlito, e io mi sono confidato con Santa Paola, con Calderone, queste sigarette, e Nino Calderone, queste sigarette noi ce le avevamo rubate, e lui dice, senti, no, non dire niente, state zitto, ormai l'hai fatto, vieni a dire queste cose e basta, non se ne parli più. E allora, come infatti, queste sigarette sono state vendute poi a un zio del mio genero, Gazioso, che questo è collaborante. Dopo di questo io ho subito questo attentato, e allora io penso che questo attentato veniva dalla parte di Ferlito, che allora Ferlito era insieme a Santa Paola, che lui l'aveva saputo e mi aveva fatto questo attentato. Cioè, lui da chi l'avrebbe saputo? E chi? Il Ferlito. Io penso che l'aveva tramite o Calderone o Santa Paola, loro stessi, o Nino Calderone, perché Nino Calderone la sa questa cosa. Ci avevano detto questo fatto, mi avevano fatto questo attentato. Vai avanti, quindi? E allora, poi io sono sempre entrato in galera, perché sono uscito o nell'89 o nell'80, mi sembra, nell'80, così. Quando sono uscito poi... Mi scusi, ha detto 89? Se fosse 89 o... No, no, mi scusi, lei ha detto sono uscito nel... Lei è 79, adesso ho sbagliato. Nel 79 o nell'80, così. L'attentato, mi scusi, quanto era stato? Come? L'attentato quanto è stato? L'attentato è stato uno prima, quando Calderone era vivo. Vivo. Calderone era vivo, perché sì. Calderone poi è venuto due volte pure a casa mia per rassegnarmi, che non c'era niente, stai contento, però stai attento, mi diceva. Però stai attento. E quindi? E allora, quando ho subito questo attentato, quando poi sono uscito... Quindi ha subito l'attentato, mi scusi, ha subito sì. L'attentato, ha sì. Parlato con Calderone e poi è stato nuovamente arrestato? Sì, sono stato arrestato per furto. Di nuovo, ecco. Sì, di nuovo. E sono uscito o nel 79 o nei principi dell'80, così, non mi ricordo bene. Sono stato arrestato un'altra volta per furto. Mi sembra che era con Peggio Rondella, con questi, con Miraboli. Con? Oppure l'ultimo furto era con mio fratello Angelo, non mi ricordo. Erano quasi edili, che rubava in campagna, va. Sì. Poi furto edili, così. E allora poi, essendo fuori, che sono uscito... Sono venuti degli incappucciati a casa mia, però io dentro non c'era. E allora si è capito che questi incappucciati, insomma, volevano fare qualche attentato di auto. Allora io così me ne sono andato in Santa Paola, perché Calderone già era stato ucciso.
il potere ormai l'aveva Santa Paola, me ne sono andato da lui e mi mise a disposizione di lui di tutto quello, insomma, che c'era. E così sono entrato in questa famiglia.